Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e oggi voglio parlarvi di questo smartphone. È BQ Aquaris X, è uno smartphone prodotto appunto da BQ, non so bene come si dica, che BQ Invece spagnolo. Ah, perdonami. Che, come diceva Fiona, è un'azienda spagnola. Tenete conto che è stata creata nel 2010 da 6 studenti spagnoli. È diventata così grande da essere arrivata persino in Italia e produce dei telefoni veramente belli, tra cui appunto Aquaris X. Ve ne parlo tra poco nella nostra recensione. BQ Aquaris X vanta uno schermo da 5.2 pollici che avvolge la cornice metallica e si presenta con linee pulite e bordi ovalati. Il retro è invece in policarbonato. Sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 626, la GPU Adreno 506 e ben 3 GB di RAM. La memoria interna è di 32 GB, espandibile tramite microSD, mentre la batteria è da 3100 mAh. La fotocamera posteriore invece è da 16 megapixel con dual tone flash LED, autofocus, HDR e la possibilità di registrare video in 4K, mentre quella frontale è da 8 megapixel con apertura f2.0. Il sistema operativo infine è Android 7.1. Eccoci qui con BQ Aquaris X. Come vedete il retro è realizzato in policarbonato, però è un po' strano, nel senso che è leggermente gommato e quindi è molto semplice da tenere in mano, nel senso che il grip è molto buono. Le cornici invece sono in metallo e davanti invece abbiamo il vetro 2.5D. Sul lato inferiore troviamo lo speaker, il connettore grazie al cielo USB Type-C, che sapete che mi piace tantissimo. Le lineette che vedete qua sono le antenne che sono ricoperte dalla plastica nera, che danno secondo me un bellissimo effetto. Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione. La parte frontale ospita invece il connettore per le cuffie, quindi il jack da 3.5 mm. Sul lato di sinistra invece trovate lo sportellino per inserire la SIM, ben due a dir la verità se volete, e la microSD per espandere la memoria. Il retro ospita invece il lettore di impronte, come vedete, la fotocamera di cui parleremo chiaramente dopo, mentre davanti, sulla parte anteriore, se no Fiona mi sgrida, brava, trovate questi tasti che sono soft touch, che non sono retroilluminati, quindi vederli al buio è un po' difficile. Sballuccicano un pochino se li esponete a qualche tipo di luce, però in linea generale di notte vederli è un po' difficile. Vabbè che il telefono costa relativamente poco, però mettergli un leddino dietro non sarebbe stato brutto. Il display è da 5,2 pollici con risoluzione Full HD, è un IPS LCD e ha una risoluzione di... Scusami. Fiona mi picchia e balla tutto, no, qui. E ha una luminosità massima di 650 nit, che è abbastanza bassa rispetto ai top di gamma, ma in realtà si comporta davvero davvero benissimo. Volevo farvi vedere che così è la luminosità massima, ma mantiene questo livello di visibilità praticamente anche alla luce del sole, nonostante appunto i 650 nit, quindi mi è piaciuto davvero tantissimo questo display. Le prestazioni con lo Snapdragon 626 di Qualcomm sono davvero buone. Come vedete io tengo aperte 850.000 applicazioni, oggi sono anche poche rispetto al solito, ma lui non si impunta mai, si comporta veramente veramente benissimo. Ottima anche l'autonomia, come vedete il livello di batteria è ancora altissimo, l'ho staccato stamattina alle 8, sono le 5:20, devo dire che non è male. Calcolate che però oggi non è che l'abbia usato tantissimo rispetto al solito, così vi dura persino 2 giorni. L'audio in generale è molto buono, vi faccio sentire una bella ganzone adesso che non sceglierà Fiona perché... L'audio, come avete sentito, è discreto, è piuttosto buono anche con gli auricolari, si comporta bene anche in chiamata, è buona la ricezione, là dove il mio telefono abituale di solito smette di prendere per motivi suoi, lui continua a prendere anche nei punti ciechi della metropolitana, così posso continuare a guardare i nostri video e a farmi due risate di solito alle spalle da di Fiona. Ah no, alle mie spalle. Alle tue spalle, sì.
Veniamo adesso alla fotocamera. La fotocamera posteriore... No, non così, di là. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel, sfrutta un sensore Sony. Devo dire che quando le condizioni di luminosità sono buone, si comporta davvero bene. È dotato anche ovviamente dell'autofocus, non manca l'HDR che possiamo mettere, togliere, automatico, potete fare un po' quello che volete. C'è persino la possibilità di girare dei video in 4K che devo dire non sono niente male. Ovviamente con i 4K avete massimo 30 frame al secondo, mentre se utilizzate il Full HD o l'HD raggiungete anche i 60 frame se ci tenete particolarmente. Anche la fotocamera frontale è discreta, qui vedete un selfie di Fiona che appena prende in mano il telefono la prima cosa che fa è scattarsi un selfie col telefono di chiunque, non è necessariamente debba essere c'è suo. C'è gente che pagherebbe per averlo. Certo, qui ovviamente la foto che ho fatto prima, ma volevo farvi vedere. Queste sono le foto in condizioni di scarsa luminosità, ne abbiamo due. Questa è la versione con il flash, che tutto sommato devo dire non è malissimo, quindi vedete tutta la polvere che c'è sul povero Adam Jensen, mentre qui invece c'è la foto senza flash, dove non so se riuscite a vedere quanto rumore ci sia in questa foto, quindi diciamo che quando la luminosità è scarsa il telefono non è che dia proprio il meglio di sé. Qui invece ho fatto delle foto dove la luminosità era decisamente migliore, e vedete che tutto sommato sono venute discretamente bene. Come vi dicevo prima, se la luminosità è bassa il risultato non sarà esattamente eccellente, se invece la luminosità è più che buona, diciamo che avrete un risultato assolutamente condivisibile con tutti gli altri, di cui non dovrete di certo vergognarvi. L'ultimo punto riguarda il software. Come vedete, praticamente siamo di fronte ad Android stock, tra l'altro nella sua ultima versione, perché abbiamo il 7.1.1, non c'è quasi nessuna personalizzazione. L'unica personalizzazione che volevo farvi vedere riguarda il display, che ha una sua utilità. Dov'è il display? Qua ha una sua utilità. Avete il display ambient con lo schermo attivo quando ci sono che si attiva quando ci sono delle notifiche, e soprattutto il tocca per riattivare, quindi quando è spento potete fare doppio tap e lui si ripiglia in un attimo. Vediamo quali sono i pro di questo BQ Aquaris X. Prima di tutto, la qualità costruttiva è veramente ottima, ed è ottima anche l'ergonomia, è costruito per essere facile da tenere in mano e da gestire con una sola mano, quindi assolutamente promosso da questo punto di vista. Il display è davvero buono nonostante la luminosità massima non sia altissima, ed inoltre le prestazioni sono davvero ottime nonostante non parliamo del massimo processore che troviamo in questo momento sul mercato. Ottima infine l'autonomia, io l'ho staccato stamattina alle 8, sono le 16.44, la batteria è al 70%, giusto per darvi un'idea di come si comporta. Le note dolenti! Questa è la faccia che faccio quando Fiona fa le recensioni delle note dolenti, comunque. Tra le cose che mi hanno fatto storcere il naso ci sono le foto in condizioni di scarsa luminosità, che diciamo non sono proprio bellissime, c'è un po' di rumore fastidioso. Infine non mi sono particolarmente piaciuti i tasti soft touch perché non sono retroilluminati. Li vedete perché sbarluccicano un pochino, però al buio vi sfido a trovarli. BQ Aquaris X mi è piaciuto davvero moltissimo. Il telefono costa 289,90 euro, 90 centesimi sono importanti, e devo dire che li vale tutti, probabilmente ne vale anche qualcuno di più. È davvero ottimo in qualsiasi situazione, la batteria non vi lascerà a piedi a mezza giornata anche se lo usate molto molto intensamente. Io l'ho messo alla prova, l'ho usato tutta una giornata, gli ho fatto fare anche da tethering per il computer e lui è arrivato al 20% a mezzanotte. Mi è piaciuto tantissimo, quindi penso che me lo terrò, non lo rivedrete mai più. No. Direi che è tutto, se avete delle domande potete farle a Fiona perché ogni tanto deve rispondere anche lei. Non fare dei gesti in consulti. Vi assicuro che Fiona è contentissima di rispondere a tutte le domande su questo telefono che conosce benissimo. Voi ricordatevi ovviamente di mettere un sacco di like a questo video, anche a tutti gli altri, di lasciare un sacco di commenti, di condividerlo. Così. Di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto.
Qui trovate degli altri video che sceglierà Fiona con grande cura, consigliati appositamente per voi. Quindi andateveli, andateli a vedere. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi salutano anche Fiona e Carlotta, che mi fanno dei gesti strani e mi dicono delle cose strane mentre io faccio la persona seria. Ciao!